Questo qua. Buongiorno e benvenuti a questa conferenza stampa. Alla mia destra c'è il dottor Alberto Zoli, direttore generale di Areu Lombardia, Marco Salmo Iraghi, direttore generale vicario Welfare Regione Lombardia, l'assessore Giulio Gallera, assessore al welfare della Regione Lombardia, Daniela Malnis dell'unità di crisi della Regione Lombardia, e Furio Zucco, anestesista e rianimatore, specialista in cure palliative e terapie del dolore. La parola all'assessore Bene, Gallera. grazie mille. Allora, oggi siamo qua per parlare delle linee guida che Regione Lombardia ha dato nel tempo sulle RSA, anche perché sono oggetto a volte di un'interpretazione, diciamo, o di una deformazione di ciò che è scritto, e quindi abbiamo ritenuto assolutamente opportuno chiarirle con chi, voglio dire, le ha costruite. Per affinché ognuno abbia una precisa contezza delle motivazioni e delle strategie che Regione Lombardia ha messo in campo con grande puntualità. Ma prima di tutto, oggi il Presidente ha firmato il decreto di nomina della Commissione sull'RSA, che poi vi faremo anche un comunicato, ma insomma che vede alla Presidenza il dottor Mauro Agnello, che è già stato direttore dell'Agenzia dei Controlli del Sistema Sociosanitario Lombardo per circa 2 anni, quindi l'agenzia che faceva i controlli su tutte le attività sul sistema sanitario e sociosanitario, quindi con una grossa competenza, prima in DG Welfare e poi con un organo terzo di garanzia, e come componenti il professor Furio Zucco, appunto, che è il medico chirurgo specializzato in anestesiologia, rianimazione, riabilitazione e terapia delle cure palliative. Ha avuto ruoli dirigenziali nella Società delle Cure Palliative, che peraltro è seduto qua con noi. Il professor Roberto Bernabei, che è professore ordinario di medicina interna dell'Università Cattolica e presidente di Italia Longeva, è un punto di riferimento nazionale sul tema della geriatria, professore anche al Gemelli di Roma per molto tempo, il professor Giuliano Rizzardini, che è il direttore del responsabile delle malattie infettive dell'ospedale Sacco, il dottor Roberto Blacco, che è il dirigente dell'Osservatorio Statistico Regionale per l'acquisizione dei dati su cui dovranno lavorare, il professor Matteo Cesari, che è professore ordinario dell'Università di Milano ed è presidente della scuola di specializzazione in geriatria, il professor Pierachille Santus, direttore responsabile della pneumologia dell'ospedale Sacco e presidente della Società Italiana Pneumologi della Lombardia, la dottoressa Luciana Bevilacqua, che è una importante esperta in risk management, componente di molti nuclei nazionali, la dottoressa Maria Cristina Opezzo, medico legale con una grandissima esperienza nel mondo sanitario, anche lei nell'Osservatorio regionale del Risk Management, e il professor Carlo Signorelli, professore ordinario di igiene e sanità pubblica dell'Unità di San Raffaele e direttore della scuola di specializzazione in igiene. Quindi questi sono i componenti della commissione, che inizierà a lavorare subito. Ricordiamo che l'obiettivo di questa commissione è quella della valutazione della mortalità riconducibile a coronavirus all'interno dell'RSA e delle sue variabilità. Confronto fra il periodo 2019 e 2020, fra la mortalità interna all'RSA e quella della popolazione anziana e fragile nei diversi territori. Approfondimenti relativi alle procedure messe in atto nell'RSA con eccessi di mortalità in quelle in cui la mortalità riconducibile a Covid è stata minima o assente. Valutazione delle strategie di protezione degli operatori messe in atto.
valutazione delle strategie di isolamento e di protezione dei pazienti messe in atto, valutazione delle strategie di sorveglianza messe in atto, valutazione dell'assistenza complessiva prestata ai pazienti Covid o sospetti Covid. Quindi abbiamo individuato una commissione di altissimo valore, livello, autonoma e indipendente, che vogliamo faccia una valutazione che si basa sui dati, che si basa su osservazioni, analisi, indicazioni anche puntuali, eventualmente se lo riterrà a massima libertà su anche le singole strutture, su ciò che hanno fatto le RSA e quindi i gestori delle RSA, che ricordiamo sono strutture private, del privato sociale o private, o fondazioni di solito di proprietà o afferenti agli enti locali e quindi ai comuni, e anche su tutta l'attività che complessivamente è stata messa in campo. A Regione spetta da un lato l'indicazione di linee guida, e quelle che Regione Lombardia ha fatto in maniera ampia in questi mesi, e la delibera poi del 30 marzo, che in qualche modo oggi è citata su alcuni giornali, riassume un po' le tante attività, e di sorveglianza. Sulla sorveglianza abbiamo avuto, chiaramente verrà valutata anche questa dalla Commissione, le nostre ATS hanno fatto un lavoro capillare di valutazione, di osservanza, di verifica, con delle attività o di indicazione delle attività che devono essere fatte, di riscontro con questionari o con costituzione di cabine di regia con i vari rappresentanti. Però questa è quindi l'indicazione, noi assegniamo e rassegniamo le valutazioni a un ente terzo, che ci sembra il modo più trasparente, oggettivo, chiaro di fare una serena ma seria, scrupolosa e scientificamente forte valutazione su tutto questo tema. In relazione all'RSA, l'abbiamo già detto, però io ci tengo ancora una volta a ribadirlo, che Regione Lombardia, a partire dai primi giorni, cioè il 23 febbraio, ha fatto la prima linea guida in cui specificava che bisognava restringere al massimo la presenza di esterni all'interno dell'RSA, e quindi indicando soltanto il divieto, o meglio la restrizione fortissima, anche ai parenti, se non in particolari momenti come quello del pasto e con i presidi necessari, così come veniva data indicazione sui presidi che dovevano essere adottati all'interno dell'RSA. L'8 marzo facciamo un'ulteriore linea guida in cui si chiudono le RSA agli entrati e agli altri, da un lato si danno indicazioni molto precise su tutto ciò che erano i dispositivi di protezione individuale che dovevano essere usati dal personale a seconda dei vari luoghi, ma anche da coloro che facevano le pulizie, da coloro che venivano a portare da mangiare e quindi da tutti i soggetti. Ma si specifica, e questo è un elemento importante, che gli ospiti, come dovevano essere trattati gli ospiti con sintomatologia semi-influenzali o Covid positivo, cioè ben consapevoli del fatto che il numero dei tamponi a disposizione per il sistema era scarso per la scarsità dei reagenti. Noi abbiamo 2 milioni, abbiamo acquistato i primi giorni 2 milioni di tamponi. Il problema non è avere i tamponi che abbiamo, il problema è avere i reagenti o i laboratori. Quindi noi sin da subito abbiamo detto che il paziente che aveva anche solo una sindrome simil-influenzale andava isolato, e lo scriviamo assolutamente con chiarezza. L'ospite va subito isolato. In caso di più ospiti con i sintomi sospetti vanno create delle coorti, quindi diamo delle indicazioni molto precise, immediate, a tutela proprio degli ospiti. E il nostro baricentro è sempre stata la tutela e la salute dei cittadini lombardi e di quelli più fragili, anche quindi quelli nelle RSA, dando indicazioni precise a cui chi doveva gestire le RSA doveva attenersi. Il 23 marzo, facciamo un'altra delibera, anche su questa si è fatta molta disinformazione, perché come ben sapete, e lo ribadiamo, abbiamo l'idea del trasferimento
di persone fuori dagli ospedali era assolutamente necessario per consentire di ricevere e ricoverare altre persone e salvare delle vite, perché gli ospedali, e questo è un elemento che poi tornerà anche nella riflessione di oggi, non avevano più posto neanche un angolo e un anfratto all'interno del pronto soccorso, cioè c'erano ormai il pronto soccorso che erano reparti in cui le persone erano collocate dappertutto. Io ho ricordato come in un pronto soccorso nell'area dove del ricovero dei bambini avevano tirato giù le spalle e c'erano delle persone nel lettino dei bambini con la mascherina attaccata per dire la situazione in cui stavano vivendo il nostro pronto soccorso. E i reparti erano la stessa cosa, perché il pronto soccorso era così perché non c'era la possibilità di ricoverarli o la fatica di ricoverare le centinaia di persone che arrivavano tutti i giorni. Lo si è fatto negli ospedali, più di 2000, nelle case di cura e soltanto in un minima parte nell'RSA, che avevano delle condizioni specifiche e particolari, cioè padiglioni separati e totalmente indipendenti o aree totalmente indipendenti e con personale assolutamente dedicato a cui erano date le protezioni idonee per lavorare dentro quelle padiglioni. 145 pazienti collocati in fase di dimissione, quindi persone che uscivano dall'ospedale perché stavano bene, che infatti stanno guarendo all'interno, qualcuno forse addirittura è anche uscito, quindi non c'è stata nessuna contaminazione da parte di nessuno di quei pazienti, che sono totalmente gestiti in maniera assolutamente, voglio dire, separata da tutti. Il 30 marzo facciamo quindi un'ulteriore delibera che raccoglie o mette a sistema come aiutare le persone anche all'interno dell'RSA. E quindi qua ci sono delle indicazioni sull'età e sul modo con cui devono essere trattate, su questi aspetti. Qui ci sono le persone che insieme a me hanno costruito questa delibera, e quindi per approfondire dal punto di vista tecnico e spiegare le motivazioni scientifiche dei passaggi che sono scritti in maniera molto chiara e precisa, do la parola quindi a partire dal dottor Marco Salmoiraghi, che è il vice direttore vicario della Direzione Generale Welfare, e poi via gli altri. Sì, buongiorno anche da parte mia. Come diceva adesso l'assessore, questa delibera del 30 marzo riepiloga un po' e vuole riepilogare un po' quelle che sono una serie di indicazioni che erano state già emanate in parte nelle disposizioni precedenti. In particolare questo passaggio che citava adesso l'assessore, cioè quello di dare un suggerimento, un tentativo di ulteriore protezione per i pazienti più fragili, per gli ospiti più fragili dell'RSA, è proprio quello che riguarda questo passaggio. Dal sistema d'emergenza e urgenza territoriale, poi il dottor Zoli lo dirà meglio di me, ci arrivavano in segnalazioni di tutta quella che è quantitative e anche descrittive di una continua difficoltà nell'attività di soccorso. I numeri delle chiamate erano enormemente aumentati, i numeri di mezzi, nonostante fossero stati significativamente, poi lo dirà il dottor Zoli anche da qualche dato quantitativo, sono stati aumentati fino al limite del possibile. Nonostante questo, sia l'attività di soccorso a domicilio, ma anche e soprattutto l'attività di accoglienza da parte dei pronti soccorsi degli ospedali era in grandissima difficoltà, è stata in grandissima difficoltà per diversi giorni, settimane. Io parlo di pronti soccorsi, in realtà anche tutto quello che c'era dietro il pronto soccorso, quindi le unità di degenza, ordinarie, subintensive e terapie intensive. Tutte le strutture erano in enorme difficoltà. Quotidianamente sappiamo quante richieste di alleggerimento, per la verità a volte ci arrivava anche qualche richiesta di chiusura di pronti soccorsi che abbiamo sempre non considerato, proprio perché tutti i pronto soccorsi, anche se in fase di grande sofferenza, dovevano continuare a dare la loro disponibilità, ma richieste ripetute di alleggerimento del carico erano pressoché la regola. In queste condizioni i pazienti avevano un'attesa all'accoglienza del pronto soccorso anche ovviamente aumentata. Erano pazienti tutti in condizioni più o meno critiche, e in particolare tra quelli in condizioni più critiche c'erano proprio i pazienti molto anziani, grandi anziani, e quindi anche con comorbidità.
E in questa situazione dal mondo del 118 ci è arrivata questa richiesta di dare un ulteriore suggerimento affinché questi pazienti che durante la fase di trasporto rischiavano proprio per l'attività di trasporto ancora di più, perché la movimentazione di questi pazienti è sicuramente sempre una cosa abbastanza complessa, ma in particolare per il tipo di patologia questa era ancora più critica, questa fase di trasporto. E in più c'era l'attesa prima che potessero essere accolti nei pronti soccorsi. Tutta questa fase è una fase molto delicata, e quindi il suggerimento, quindi è protettivo all'interno di questa delibera, è quello di questi pazienti, tanto più erano anziani, grandi anziani e con comorbilità, prima di pensare ad una fase di trasporto, iniziare il trattamento con ossigenoterapia all'interno della stessa struttura residenziale sociosanitaria in cui erano ospitati. Poi lo dirà meglio di me il dottor Zoli, comunque questo invito, questo consiglio passava sempre anche attraverso un confronto continuo, comunque nei limiti del possibile, tra quelli che erano i sanitari dell'RSA e i sanitari delle centrali 118 che sono attive in Lombardia. Quindi questo è il senso di questo passaggio, perché per cercare di ridurre tra gli altri questo momento di difficoltà nella fase proprio di trasporto e di accoglienza dei pazienti, degli ospiti presso i pronti soccorsi. Questa è la situazione. Tra l'altro, da allora ad oggi la situazione fortunatamente è gradualmente migliorata. Oggi quasi siamo in una situazione quasi opposta, nel senso che stiamo vedendo un arrivo di pazienti, di ospiti dall'RSA nei pronti soccorsi che ordinariamente non dovrebbero arrivare nei pronti soccorsi, però probabilmente lo stress e la difficoltà che hanno sopportato queste strutture, le RSA, hanno portato a eccedere in questo momento nell'invio di ospiti per fare una valutazione in pronto soccorso, fase che pure è ancora un po' delicata, perché stiamo parlando sempre di ospiti che sono grandi anziani e che quindi, come dicevo prima, il cui trasporto non è sicuramente la situazione migliore che gli si può offrire. Questa è la situazione. Quindi è stato, abbiamo parlato del 118, dell'112, quindi Alberto Zoli, qual era la situazione e quindi le riflessioni che poi avete fatto? Buongiorno a tutti, era stata una situazione molto difficile, i numeri parlano chiaro, perché si è passati da, sapete che in Lombardia c'è l'112, il servizio che raccoglie tutte le chiamate di richiesta, quindi si è passati da un numero di chiamate in entrata di 13.000 chiamate al giorno a oltre 40.000 sullo stesso giorno, o perlomeno protratto per qualche giorno addirittura. Questo ci ha obbligato a mettere in atto dei sistemi di protezione sia dell'112 che del 118, e cioè del soccorso sanitario. Tanto per darmi un'idea, se erano 40.000 le chiamate in entrata all'112, poi le chiamate trasferite al 118 non sono state più di 5.000, quindi c'è stata una netta capacità di filtro, ma non bastava, perché comunque le chiamate che arrivavano sul 118 erano tali e tante che non potevano essere processate tutte nei tempi nostri ordinari, quindi sono stati messi in atto, poi magari dopo, se c'è tempo, vi spiego, tanti altri sistemi di protezione. Certamente si è passati da una situazione prebellica di 300 casi di eventi respiratori infettivi totali sulla nostra regione il 19 febbraio a un 13 marzo con 1.509 casi e a un 30 marzo con 1.000 casi. Questo è chiaro che anche dal punto di vista organizzativo, partecipando noi all'unità di crisi regionale, sin dai primi giorni abbiamo messo in atto, a prescindere dalla data di delibera, abbiamo messo in atto comunque dei sistemi. Vi leggo testualmente quella che è la nostra disposizione che abbiamo dato per la gestione dei pazienti Covid positivi sia nelle residenze sanitarie assistenziali che nelle residenze sanitarie per disabili.
La consol sanitaria e il medico della sala operativa sono tenuti a prestare le consulenze richieste per la migliore definizione dei profili assistenziali e a valutare, preferibilmente con il medico della struttura, gli interventi specialistici più opportuni in relazione ai profili, ivi compreso il trasporto in ospedale. In tre righe, tutto, cioè come ci si doveva comportare per questi cittadini residenti che potevano diventare pazienti Covid positivi o per patologie magari influenzali, e per cercare di non lasciare confinati questi cittadini rispetto a tutti gli altri residenti nelle proprie abitazioni. In questo modo siamo riusciti a gestire questa enorme mole di chiamate e a soccorrere, ben sapendo, come appena è stato descritto, che il punto non era tanto il soccorso, ma era la capacità di trasferire in ospedale, dove nei nostri ospedali abbiamo avuto anche 4 ore di tempo di attesa prima di trasferire e quindi dare in carico all'ospedale il paziente che era stato già assistito e soccorso. Quindi è tutto il sistema che ha cercato di trovare la sua diluizione, ma nei momenti critici gli ospedali, come tutti sapete, erano decisamente saturi. Quindi adesso su questo aspetto e anche più in generale sui contenuti della delibera, dottoressa Malnis, che ci ha dato un grosso contributo, vi chiedevo appunto di illustrare un pochino gli approcci e le motivazioni. Buongiorno a tutti. La delibera del 30 marzo nasce dalla necessità, come già accennato, di sistematizzare tutte le informazioni, le circolari, le indicazioni che erano state date precedentemente e aggiornarle con tutto ciò che sia dal punto di vista della normativa sia dal punto di vista delle conoscenze era stato aggiornato nel periodo di riferimento. Le case di riposo ospitano residenti particolarmente fragili e avevano la necessità di essere accompagnate, supportate e di avere delle indicazioni chiare. La delibera affronta molte tematiche, riprendendo appunto anche alcune indicazioni precedenti e in particolare tutto il discorso della prevenzione, dell'isolamento, dell'accesso dei visitatori e degli ospiti, del comportamento degli operatori sanitari e sociosanitari e non ultimo della formazione degli operatori sanitari e sociosanitari. E questo per offrire una garanzia il più possibile omogenea in tutte le strutture di un approccio uniforme e qualitativamente supportato da indicazioni precise. Rispetto all'assistenza ai pazienti che presentavano una sintomatologia similinfluenzale, la preoccupazione era quella che, come già ampiamente descritto precedentemente, in attesa del soccorso del 118 piuttosto che del trasferimento in pronto soccorso, non venissero attuate da subito tutte quelle attività di tipo assistenziale e terapeutico necessarie al paziente ed in particolare per i pazienti più fragili, con maggiori comorbilità e che quindi avevano un rischio maggiore nel trasporto o nel rimanere in attesa in pronto soccorso per lungo tempo, che non si attivassero tutte quelle azioni appunto terapeutiche e assistenziali che potevano migliorare le condizioni del paziente. Questo senza mai togliere al clinico, come è scritto nella deliberazione stessa, la valutazione logicamente finale delle condizioni del paziente e delle necessità assistenziali del paziente, indipendentemente quindi da una linea guida generale. In particolare vorrei sottolineare l'opportunità e la possibilità di iniziare precocemente con una supplementazione di ossigeno
che era la diciamo, indicazione terapeutica più forte e più precisa rispetto alla possibilità di migliorare le condizioni cliniche del paziente e di aiutarlo magari a superare una fase particolarmente critica, dopo la quale era possibile eventualmente iniziare anche altri tipi di procedure assistenziali. Nel frattempo, con la delibera del 23 marzo, erano state attivate le reti clinico-assistenziali a supporto ed in particolare la rete delle cure palliative, che spiegherà poi meglio il dottor Zucco di me, comunque aveva una finalità proprio anche di aiutare a trattare i sintomi difficili e a offrire un ulteriore supporto alla cura dei pazienti e anche l'accompagnamento dignitoso, il più possibile trattato, ai pazienti che purtroppo erano in una fase terminale. Questo indipendentemente, ripeto, dalle condizioni di età, ma purtroppo alcuni pazienti avevano una evoluzione molto negativa e rapida delle loro condizioni di salute ed era assolutamente giusto, dignitoso ed etico riuscire anche ad accompagnarli con un'assistenza alla terminalità. Quindi vedete con grande chiarezza come noi ciò che abbiamo scritto l'abbiamo sempre scritto per curare al meglio i pazienti lì dove fossero collocati, in ospedale, sul domicilio con quello che abbiamo cercato di fare e nelle RSA, dicendo subito che andavano separati e poi c'era come ci si prendeva cura di loro. Lo diciamo con chiarezza, chi ha un'età avanzata più di 75 anni con discrete condizioni di salute o un'età inferiore ai 75 anni deve essere sottoposto quindi alla misurazione della saturazione periferica di ossigeno secondo le indicazioni, quindi anche in maniera precisa gli spieghiamo cosa devono fare nel dettaglio. Nel caso di bassa saturazione si prende contatti con l'112. Coloro che hanno più di 75 anni e in presenza di situazioni di precedente fragilità, nonché in presenza di più comorbidità, è opportuno che le cure vengano prestate presso la stessa struttura per evitare ulteriori rischi di peggioramento dovuti al trasporto in attesa di pronto soccorso. Cioè la situazione di pronto soccorso avrebbe rischiato di pregiudicare la vita di queste persone. E allora era bene iniziare a curarli lì. Il contatto con l'112 era costante, avete sentito che indicazioni dava l'112, cioè quando chiamava un RSA ci doveva essere un consulto telefonico per capire quali erano le condizioni, per chiunque di queste condizioni, di queste profili, per i primi ma anche per i secondi, in modo che si capisse se stavamo andando a salvargli la vita o il fatto di portare una persona di 80 anni inferma che non aveva dentro un'autoambulanza per poi aspettare 3-4 ore davanti all'autoambulanza e poi buttato in un angolo, in un pronto soccorso dove ce n'erano altri 150 peggio di lui, sarebbe stato più pregiudizievole per la sua vita. Che poi tutto questo venga assolutamente deformato lo trovo grave e vergognoso, lo ripeto spesso in questi giorni. E il tema della terminalità, se il paziente è terminale, quindi se sei in una situazione in cui il paziente è terminale, attiviamo, si allegano le linee guida del protocollo della sedazione e dei palliativi. Noi siamo sempre andati orgogliosi di avere la più efficiente, articolata e omogenea rete di cure palliative, che è un tema di civiltà che diamo alle persone, sul territorio, perché la nostra rete lavora sul territorio, parte dagli ospedali e lavora sul territorio con le cioè gli hospice e le cure palliative domiciliari. Noi, soprattutto in questa fase, in questo momento, mettiamo a disposizione tutte le nostre reti, quindi i pneumologi, gli infettivologi, ma anche le cure palliative, quindi come ulteriore supporto e aiuto, come forma di cura e anche forma di aiuto a lenire il dolore. E quindi è legato alla terminalità, perché anche su questa, voglio dire, oggi sono scritte delle cose che travisano la realtà, poi fortunatamente ciò che è scritto nero su bianco. Quindi c'è il dottor Zucco, che da sempre è uno, voglio dire, dei coordinatori delle reti delle cure palliative, insieme a Luca Moroni e tanti altri, e quindi chiedevo a lui, sia su questo aspetto e più in generale sulle cure palliative, pochi minuti di riflessione.
Sì, buongiorno a tutti. Volevo innanzitutto contestualizzare la situazione e il discorso, nel senso che quello che io dico non lo dico come Furio Zucco, ma è scritto nero su bianco ormai da più di 10 anni. La legge 38 sulle cure palliative è proprio di 10 anni fa, a marzo, è stata approvata. Quindi è una modalità di visione volta al miglioramento della qualità di vita nelle fasi finali della vita. E questo è detto dalla Società Italiana di Cure Palliative, dalla Federazione Cure Palliative che raggruppa pressoché tutte le organizzazioni del terzo settore sulle cure palliative, è detto dalla Società Italiana di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, è detto dalle società più importanti. Che cosa è detto? Che nella fase finale della vita occorre intervenire per migliorare la qualità di vita. E come si interviene? Non solamente, come alcuni pensano, con l'intervento di sedazione palliativa, ma anche con controllo dei sintomi difficili. Questo è importante perché molti confondono le cure palliative con la sedazione palliativa. Il passaggio successivo è molto scivoloso perché si dice per trattare i sintomi bisogna sedare. Questa contestualizzazione è importante perché la rete delle cure palliative in tutta Italia, ma anche in Lombardia, si è messa subito a disposizione della rete territoriale di assistenza. Perché? Perché dai LEA, dei livelli essenziali di assistenza del 2017, la rete delle cure palliative è l'altra rete, con la rete dell'emergenza-urgenza, operativa 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. In Lombardia ci sono 73 hospice e 130 unità di cure palliative domiciliari. Bene, come ricordava Daniela Mallis, dal 23 di marzo questa rete di cure palliative si è messa a disposizione per attività consulenziali all'RSA, ai medici di medicina generale, alle unità speciali di continuità assistenziali, ma si è anche messa a disposizione per prendere in carico, laddove è necessario, i malati non solamente Covid positivi, ma anche critici e soprattutto complessi, cronici e fragili, che sicuramente dovranno essere assistiti a domicilio. Quindi la contestualizzazione che volevo ripetere e sottolineare è: non focalizziamoci solamente sull'allegato alla delibera che giustamente dava indicazioni ai medici di medicina generale, riportando sostanzialmente degli stralci importanti di quelle che sono le raccomandazioni e le linee guida che oggi sono riconosciute valide a livello nazionale, che sono quelle della Società Italiana di Cure Palliative e della Società Italiana di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. Bene, vedo che ci sono domande, iniziamo. Buongiorno, Schinina del TG7 per l'assessore Gallera, se invece poi vuole approfondire qualcuno dei componenti nudi di crisi per noi meglio ancora. Quello che volevo chiedere era questa delibera direttiva che ci avete spiegato molto bene nel dettaglio del 30 marzo, appunto arriva 10 giorni fa il 30 marzo, nell'RSA abbiamo visto che al 30 marzo è passato più di un mese dal caso di Codogno, dove la Regione Lombardia ha immediatamente reagito fermando, cercando di contenere quel contagio per esempio con la zona rossa. Il 30 marzo però nell'RSA, cioè 10 giorni fa, è una data in cui già si inizia a morire da giorni, da settimane, gli anziani stanno molto male e continuano a morire. Quello che volevo chiedere era: è stata presa in considerazione l'idea per esempio di obbligare l'uso dei dispositivi, dei DPI agli operatori, perché sembra che gli operatori, i medici, quelli che hanno lavorato in quei giorni entrassero e uscissero da queste strutture senza le mascherine, perché, anche perché erano mancanti. Quindi questa cosa ha chiaramente favorito il contagio. Quindi la domanda che volevo fare era se c'era già stata una decisione sulle DPI prima del 30 marzo e se erano stati informati principalmente.
Allora, questa delibera è una delibera che arriva alla fine di tutta un'altra serie di delibere. L'ho detto, la prima che dice quali dispositivi di protezione devono essere individuati è del 23 di febbraio, quindi 3 giorni dopo Codogno, 2 giorni dopo Codogno. L'8 marzo ce n'è un'altra che dice che i pazienti devono essere isolati e dice, ribadisce quali sono i dispositivi di protezione individuale, addirittura per il personale delle pulizie ed altro, e chiude ai pazienti esterni. E poi abbiamo quindi, poi il 23, questa è la fine di un percorso che è stato fatto, no? È la sintesi e la sistematizzazione di cose che avvenivano nelle ATS in alto. Le RSA sono enti autonomi che sono gestiti, noi diamo delle indicazioni che loro devono rispettare, è chiaro? Io obbligo ciò che è dentro un ospedale, nel senso che il mio direttore generale fa le cose, do un'indicazione che gli altri devono seguire rispetto a quello che devono fare nelle RSA. Però... Potete citarci per esempio un'indicazione sull'uso dei dispositivi? Certo. 8 marzo, gliel'ho detto, 23 febbraio, cioè la prima sull'uso delle... Ma non dalla regione, cioè, voglio dire, noi diamo delle indicazioni alle strutture, le diamo lì, le diamo l'8 marzo, le diamo in continuazione. Certo, ci sono, anzi, diamo delle indicazioni, guardi, su che tipo, sia dove c'è il personale ordinario con la mascherina chirurgica, sia nei reparti dove c'è l'aerosole, che quindi deve esserci un FFP2 e così via, cioè diamo in maniera molto puntuale tutte queste indicazioni. Ma guarda, adesso troviamo. Passiamo a Ambrosino Sky, poi torniamo perché sennò. Allora, noi vi abbiamo chiesto più volte questi dati sull'RSA, ora sono arrivati dall'Istituto Superiore di Sanità. In Lombardia 1822 decessi, di questi 934 con i sintomi Covid. I tamponi eseguiti, quindi parliamo dal 1 febbraio al 6 aprile, sono stati 60. Il tasso di mortalità sta al 6,8% in Lombardia, ci sono regioni che hanno l'1,0%. Allora, la domanda è la seguente, se sono la fascia più debole, anziani, malati, intanto solo il 50% è stato isolato in una stanza singola, perché così pochi tamponi? Cioè, esiste effettivamente un problema di tamponi? E poi, alla domanda del collega Schinina, forse può rispondere la dottoressa, quando le parla di questa delibera così dettagliata del 30 marzo, il 49,7% dei decessi è avvenuto tra il 16 ed il 30 marzo, quindi forse la delibera arriva in una fase, ora siamo all'1,1%, insomma. Allora, sul tema i tamponi sono, questo dato di 60, noi non torna, anche se è chiaro che il tema dei tamponi è un tema che noi ben sappiamo. Adesso non è che, guardi, noi abbiamo il dato sui tamponi degli operatori e del... No, no, io le parlo dei malati, cioè di 1822 decessi ne sono stati tamponati 60 perché risultano positivi Covid, evidentemente solo grazie al tampone, non credo che sia un dato, diciamo, di massima, con sintomi Covid... 934, totale deceduti Covid con sintomi 51,3%, il tasso di mortalità è al 6,8%. Per farle capire, il documento dice che nel Veneto il tasso di mortalità è all'1,1%. Certo, ma questo è quello che è successo in Regione Lombardia, noi l'abbiamo sempre detto, cioè è assolutamente impossibile fare un paragone su ciò che è successo in Regione Lombardia, ciò che è successo in Regione Veneto e ciò che è successo nelle altre regioni, per fortuna per loro, cioè qui in Regione Lombardia, e se su questo, voglio dire, che voi avete vissuto qua con noi costantemente, non ne siete consapevoli o non, oggi non lo raccontiamo nella maniera corretta, non facciamo un'operazione di serietà nei confronti della gente, cioè qui noi abbiamo avuto solo in Regione Lombardia, purtroppo per noi e per fortuna per gli altri, che un virus che si è diffuso in tutta la regione a partire dai primi di gennaio, che ha portato e porterà, ne vedremo i dati, la mortalità
dentro gli ospedali, sul territorio e sull'RSA a essere molto elevata rispetto agli altri. Quindi questo è il tema che è successo. Il tema del tampone è un dato totalmente, è un dato diagnostico e non è un dato di cura. Cioè il fatto che il problema è che queste persone, ahimè, sono morte. Il problema non è che abbiano fatto o non abbiano fatto il tampone, perché il problema è che in Lombardia sono morte tante persone. Cioè ad un certo punto fare il tampone ad una persona che aveva dei problemi respiratori è totalmente inutile, perché sappiamo che cos'ha questa persona. Questa persona era una persona che infatti noi abbiamo detto di separare, ed è una persona che si è infettata con una malattia con cui purtroppo non ci sono, se non con l'ossigeno, e in molti casi sulle persone nell'RSA parliamo di persone fragili che fanno anche fatica non riescono a sopportare l'ossigeno e molte volte non sono in grado di sopportare una terapia intensiva e quindi un tubo che gli va dentro, che è l'unico modo con cui si riesce a curare il coronavirus. Questo è il dato di fatto della nostra regione. Noi purtroppo questo è quello che abbiamo subito e abbiamo affrontato, e abbiamo cercato di affrontarlo nella maniera più strutturata possibile. Questa è la conclusione di un lavoro che già si faceva, quello che avviene il 30 marzo, perché vi abbiamo parlato dell'8 di marzo, vi abbiamo parlato del 23, vi abbiamo parlato di quello che noi abbiamo messo in campo, e le indicazioni su come tenere i pazienti, su come farli, partono dal 23 di febbraio, che le ATS inviano quotidianamente a tutte le RSA dicendo: guardate che dovete trattare in questa maniera i pazienti. Non è che ci svegliamo il 30 a fare tutto questo. Noi alla fine abbiamo messo le linee guida e tutto all'interno, voglio dire, di una delibera quadro che riassume le tante cose fatte. Ma sin dai primi giorni andiamo a dare indicazioni precisi. L'onda è arrivata, purtroppo onda è arrivata, nonostante abbiamo fatto di tutto per preservarla come indicazioni. Perché quando diciamo noi i parenti non possono entrare, io i primi giorni ricevevo le telefonate arrabbiate dei parenti che mi dicevano: ma io c'ho dentro mia mamma e non posso andare a trovarla. Ma quella era la misura che ha tentato di preservare. Abbiamo l'otto chiuso totalmente e poi è entrato comunque, come si è diffuso all'interno della nostra regione. Maggioni, Rai News. Assessore, buondì, mi scusi la brevità, ma ho una diretta fra pochi minuti. In questi giorni stiamo raccogliendo testimonianze anche di fonti sindacali che ci descrivono una situazione molto complessa nella gestione dell'RSA, in particolare di ordini superiori che impongono di togliersi i dispositivi di protezione portati da casa perché avrebbero spaventato le persone che dovevano trattare, i pazienti e naturalmente tutti coloro che c'erano intorno. Lei si sente di escludere che siano arrivati ordini di questo tipo? Da Regione Lombardia sicuramente, le indicazioni di Regione Lombardia sono molto chiare, sono quelle che le ho detto, dopo se tanto le delibere sono scaricabili all'allegato 5, trovate addirittura gli addetti alle pulizie, i visitatori, che tipi di mascherine e di cose devono andare. Quindi queste sono le indicazioni che dava Regione Lombardia. Grazie. Ultima domanda, Baldi, della Stampa, grazie. Sì, assessore, buongiorno, una domanda. Voi avete fatto appunto la delibera per appunto dare le linee guida, però ci sono la maggior parte di queste RSA di tutta la regione dicono che loro sostanzialmente non avevano questi dispositivi, quindi la domanda è: erano in grado le RSA di applicare queste linee guida? Cioè, ve ne siate sincerati? E poi le chiedo solo un'altra cosa. Lei ha ripetuto più volte che i pazienti Covid, diciamo, non gravi potevano andare nell'RSA, ma solo in quelle in cui c'erano delle parti separate, delle dependance, diciamo, chiamiamoli impropriamente così. Però io non ho mai capito questo. Gli operatori che curavano questi pazienti Covid erano gli stessi operatori che poi tornavano nella RSA o erano diversi? Perché questo io non l'ho capito, onestamente. Grazie. La delibera è scritta in maniera molto chiara. Devono avere autonome attività, separazione dal punto di vista strutturale e dal punto di vista organizzativo. Chiaro? Quindi personale dedicato. Grazie, buon pomeriggio.